giusto così? Ti aspettavi vincesse Matteo? Scusa un attimo. Sì, su quella prova lì sì, se mi avreste chiesto sì. Per onore di cronaca, Tommaso, ci ho provato, non sono arrivato neanche ai fili per tenermi stretto, sono tornato indietro, ho detto non ce la faccio. Sì, però Andrea, dato che... No, ma cioè, tu hai ragione, io poi non sono a digiuno, quindi non posso sapere come state voi e rispetto tantissimo la tua situazione che poi è quella di tutti. L'unica roba è che proprio a livello sportivo è brutto anche da spettatore vedere una prova in cui uno è fermo e quell'altro si sta facendo il mazzo. Solo questo. Poi che tu sia stanco è innegabile, che tu abbia fame è innegabile. No, Tommaso, ma se mi chiedi di alzare 100 kg, non riesco ad alzarli. No, cosa ma poi faccio? Te lo dice uno che è una pippa, che è peggio di te. Cioè, io sono veramente una pippa al sugo, come diceva Hillary. Cioè, se mi fate fare quello, io svenivo ancora prima di attaccarmi al palo. Però allora, era giusto così. Allora, quindi. Chi l'ha guardata, Tommaso, ma giuro, non ce la facevo.